MacBook Pro M3, una nuova linea di computer professionali di Apple con dentro la terza generazione del chip Apple Silicon. Cambiano tante cose, cambia la potenza del computer, cambiano le capacità grafiche, c'è questo nuovo colore nero siderale Space Black soltanto per i modelli Pro e Max. Cambiano molte cose in questa generazione M3, vediamole nel dettaglio. Noi abbiamo potuto provare il MacBook Pro M3 Max, ovvero il top di gamma di questa nuova generazione di portatili della Mela, e possiamo anticipare il risultato. Insomma, è una workstation vera e propria di livello desktop che è perfettamente in linea con le esigenze più elevate di chi usa il computer in modo molto intenso, e quindi ovviamente i creator digitali piuttosto che i professionisti. Una macchina dedicata a una fascia di utenza alta che nel nostro stress test davvero non ha battuto ciglio e anzi si è comportata in modo superiore alle aspettative. Ma che cos'è M3? M3 è una generazione nuova per l'Apple Silicon, ovvero per i processori prodotti per i Mac dalla stessa Apple, e rispetto a M2 il salto in avanti è già considerevole, rispetto a M1 molto di più, e rispetto ad Intel siamo in un universo completamente nuovo. La potenza dell'M3 eclissa decisamente anche il Mac Intel più potente, ma addirittura arriva a superare per certi versi anche l'M2 Ultra, che è il processore top di gamma di precedente generazione, e al momento quello che è montato nei Mac Studio e nei Mac Pro di fascia più alta. La differenza prestazionale è trascurabile per quello che riguarda il number crunching, ovvero proprio i numeri della performance misurati con i benchmark. L'M3 però rispetto all'M2 ha un vantaggio, ovvero un nuovo chip grafico, una nuova GPU. Dentro questa nuova GPU di M3 ha delle caratteristiche nuove, anzitutto il ray tracing e poi la cache dinamica, che sono due strumenti che velocizzano in modo importante il lavoro del processore grafico e danno ai nuovi MacBook Pro la possibilità di essere competitivi per quello che riguarda la produzione grafica avanzata, il 3D e ovviamente, per chi si vuole divertire, anche i videogiochi. Bisogna dire che M3 è il primo chip di Apple Silicon prodotto con tecnologia a 3 nanometri. Vuol dire che all'interno del chip la densità dei transistor è più alta e quindi la velocità del processore è più elevata. Così come le operazioni facilitate dalle nuove caratteristiche del processore grafico aiutano ulteriormente a far innalzare i livelli della performance. Quale M3 scegliere? Beh, noi abbiamo provato il top di gamma e appunto, come abbiamo detto, è qualcosa che è dedicato ovviamente ai creativi che hanno bisogno di tantissima potenza per quello che riguarda la grafica e le applicazioni multimediali. Quello che abbiamo potuto sperimentare su questa macchina sono caratteristiche di elevatissimo livello per quello che riguarda le prestazioni in questo senso. Ma M3 significa anche M3 base e M3 Pro. Se M3 base è qualcosa di dedicato essenzialmente a chi entra nel mondo Apple Silicon, magari passando da Intel o in un passo evolutivo da M1, il nostro consiglio è comunque di portare la memoria più in alto rispetto alla dotazione base. 8 giga sono davvero pochi per una macchina Pro. Detto questo, è il processore che c'è all'interno dei nuovi iMac, e quindi quello che possiamo aspettarci da un M3 base sono quel tipo di prestazioni là, che sono in ogni caso assolutamente ottime per quello che riguarda il portatile in quella fascia di prezzo. L'M3 Pro è secondo noi il punto di incontro ideale per le esigenze della stragrande maggioranza degli utenti, anche questo opportunamente configurato, magari aumentando lo storage a 2 tera. Si riesce a realizzare una macchina assolutamente performante e in grado di durare diversi anni ad un punto di prezzo molto interessante. L'M3 Max, appunto, come abbiamo detto, è dedicato all'utenza che ha esigenze molto alte di performance ed efficienza. Ecco, l'efficienza è un punto chiave perché M3 ha questa caratteristica di coniugare la potenza con l'efficienza. L'efficienza soprattutto energetica. I portatili M3 sono in grado di offrire lo stesso livello di prestazioni sia connessi all'alimentazione, quindi a un alimentatore alla corrente, sia che vadano a batteria. Ecco, questo è un aspetto fondamentale per quei professionisti o per quegli utenti che hanno necessità di avere una macchina sempre potente al massimo della performance, anche quando non c'è la possibilità di ricaricare la batteria. La nostra prova si è incentrata sull'M3 Max. L'M3 Max è decisamente una macchina potente, gli abbiamo tirato addosso di tutto, applicazioni pesantissime di elaborazione grafica, elaborazione video, plugin intensi, non abbiamo mai riscontrato nessun tipo di rallentamento né di crisi per quello che riguarda la performance. Importante poi che questa volta Apple abbia pensato anche a chi con una macchina così potente come il MacBook Pro possa voler divertirsi, quindi dedicando parte
e delle risorse grafiche anche degli strumenti utilizzati nei videogame, come ad esempio il ray tracing. Ecco, per i videogame il Mac inizia a essere una macchina davvero interessante, per quanto un pochino più costosa di un PC, sicuramente offre un pacchetto che con la potenza grafica dell'M3 diventa interessante anche per i gamer. E poi c'è la parte estetica. La parte estetica è fondamentale per quello che riguarda un prodotto Apple, e in questo senso per la prima volta il MacBook Pro si può vestire di nero, o meglio di nero siderale, space black si dice in inglese. È una colorazione nera, sicuramente più dark rispetto allo space gray, al grigio siderale che c'era prima, e cosa molto importante, grazie a un trattamento di anodizzazione specifico, questa volta, a differenza del MacBook Air blu, questa volta lo chassis non si riempirà di titani, insomma non c'è pericolo di lasciare impronte su impronte su un computer che fa dell'estetica uno dei punti di vantaggio. Ma dei Mac neri parleremo un po' in coda a questo video, perché non è la prima volta che Apple mette sul mercato dei Mac neri. E adesso tutti i dettagli della prova del MacBook Pro M3 Max. Abbiamo provato il MacBook M3 senza risparmiargli nessun tipo di fatica, di tortura, anzi sottoponendolo a dei veri e propri stress test, sia dal punto di vista dei benchmark per misurare appunto le performance in base numerica, ma soprattutto con le applicazioni creative più impegnative che un computer possa affrontare, mettendole tutte insieme nello stesso momento in esecuzione e spostando dati da una all'altra per verificare il comportamento e il funzionamento della macchina. Ecco, dobbiamo dire che a questi stress test il MacBook Pro M3 ha risposto in modo sorprendente, perché qualsiasi cosa gli si desse in pasto la macchina la digeriva senza problemi. È vero che noi abbiamo provato la configurazione top, quindi quella con 128 giga di RAM, e questo ovviamente è un elemento che determina gran parte del risultato. Insomma, avere così tanta memoria ovviamente aiuta il computer ad eseguire più agilmente tutti questi compiti così impegnativi, ma è vero che oltre alla RAM c'è il processore, e la potenza dell'M3 Max è, a parte che numericamente è qualcosa che eguaglia ormai l'M2 Ultra, quindi il top di gamma assoluto della generazione precedente, che è ancora il top di gamma come processore nei Mac Studio e soprattutto nel Mac Pro. E in questo portatile M3 Max i risultati sono sostanzialmente gli stessi dal punto di vista delle performance, con in più però le capacità dell'M3 Max dal punto di vista grafico. Risultato del test: le applicazioni impiegate sono quelle che i creativi utilizzano in maggior parte, quindi abbiamo provato Premiere, DaVinci Resolve, Final Cut Pro, Ableton Live, Logic Pro, utilizzando dei plugin impegnativi per quello che riguarda l'effettistica nei programmi di montaggio video, e parecchi plugin nativi e decisamente tosti dal punto di vista delle richieste elaborative per quello che riguarda l'audio, nella fattispecie quelli di Universal Audio Spark e la suite di Soundtoys. Bisogna dire che il MacBook Pro M3 Max non ha battuto ciglio, passava da un'applicazione all'altra in un lampo, insomma è sostanzialmente una workstation dedicata ai creativi in tutto e per tutto, ed è chiaramente qualcosa che finora sul mercato in questa forma, in questa dimensione, in questa potenza non c'era. La cosa che sorprende poi del computer è l'efficienza e come riesca a mantenere le performance che ottiene quando è collegato all'alimentazione, a mantenerle appunto quando è alimentato a batteria. Non cala di un minimo la performance, non ci sono rallentamenti, non ci sono incertezze. Abbiamo registrato un leggero throttling, quindi un abbassamento della potenza del processore quando la macchina si trova a surriscaldarsi. Questo può capitare effettivamente con un impiego pesante e bisogna dire però anche irrealistico di così tante applicazioni, e quindi di fatto il throttling nell'applicazione reale del computer non si verifica sostanzialmente mai. Quando si verifica si sentono le ventole che partono, che per un computer basato su Apple Silicon e nello specifico della terza generazione di Apple Silicon è un evento estremamente raro. Giudizio complessivo sulle performance del MacBook Pro M3 Max: ovviamente parliamo del top di gamma assoluto, una macchina da 8.000 euro, ma è comunque sostanzialmente una macchina che sorprende in tutto e per tutto, qualsiasi sia il tipo di applicazione e di impiego che gli si sottopone. Il MacBook Pro M3 non è il primo Mac nero della storia, ce ne sono stati altri, anzi diversi altri, sia desktop che portatili. Il desktop nero più recente nella famiglia Mac è ovviamente l'iMac Pro, anche se non era proprio un nero nero, ma era un antracide molto scuro. C'è stato prima ancora nella famiglia dei
i Mac da scrivania, il Mac edizione speciale per il 20° anno, che era anche questo un grigio molto scuro, ma sicuramente diverso dal classico avorio che in quel momento caratterizzava la famiglia dei computer Apple. E poi invece per quanto riguarda i portatili, la storia è più ampia, insomma. I primi portatili Mac erano di questo colore qui, questo è un PowerBook 100, è un grigio sicuramente, ma anche qui ci troviamo di fronte a una tonalità decisamente più scura rispetto ai classici colori che Apple adottava per i suoi computer. Poi c'è stato questo PowerBook G3, qui siamo ancora nell'ambito dei processori PowerPC, ma siamo anche di fronte a un colore decisamente più nero e più intensamente nero rispetto a quello che il mercato dei portatili in quel momento offriva, soprattutto dei portatili Apple. Questo poi aveva addirittura tre mele, una qui, una sul coperchio anteriore del monitor e una anche dietro, insomma, si abbondava di mele senza nessun problema. E poi c'è il più nero di tutti e forse il più bello di tutti, perché è uno dei design più iconici per quello che riguarda i portatili della mela, ed è questo, il MacBook di primissima generazione. Questa è la variante nera, se ne sono visti pochi in realtà di questi MacBook completamente neri, ma questo è davvero nero 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 nero, sicuramente più nero rispetto allo Space Black e a qualsiasi altro portatile Mac della storia. Questo aveva una mela sola, ma insomma quando si accendeva era una sorta di monolite nero monoblocco in realtà con questa mela accesa, ed è sicuramente uno dei portatili Apple più belli di sempre esteticamente, ma anche più validi dal punto di vista della resa. Sono macchine che hanno conosciuto più generazioni e che sia insomma in questo colore nero che in bianco, veramente dei successi per quello che riguarda l'azienda di Cupertino.